Allora 5 minuti perché? Ah, perché fai tutto, tutto riprendi tutto. Okay. Più veloci possibili eh. Vediamo, ok? Ok, buono, Ah, Aspetta, eh sì, però se è partita la diretta devo partire. Un secondo solo che sta mettendo il tele telecamera, un secondo, sei già partito. Allora aspetto. lo prendiamo dopo. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Eh, siamo, siamo, siamo in chiusura, io intanto ringrazio tutti i presenti che ci sono, anche alcuni relatori del pomeriggio, Gianni e Biondillo, eh, ringrazio anche persone nel pubblico, questo è un evento pubblico quindi credo che ci siano persone anche che non hanno fatto questa attività e quindi questo ci fa molto piacere, siamo in un posto splendido. E un opio, un opio, un opio, un opio. Così siamo in un posto, io sono in imbarazzo, io devo fare Casalini che intervista uno che lo fa di mestiere, che si chiama Casalini. Eh, francamente, è un po' difficile. Però insomma, fa faccio del mio meglio, eh, iniziamo, abbiamo chiuso una mattinata girando per i, per i luoghi dei, dei giardini Luzzati. Eh, accompagnati da Marco e Federica, e, e adesso cominciamo a, a, alcuni confronti con, eh, con delle persone molto, molto particolari, molto speciali. Io non vi chiederò di alzare la mano chi di voi non ha, 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 conosce Emilio Casalini e ha visto i programmi, quindi non vi faccio fare brutta figura. però se non l'avete fatto, fatelo perché il programma Generazione Bellezza è una eh, agopuntura contro la depressione. Fa vedere come abbiamo tentato di fare noi, più, più in piccolo, un'Italia che è diffusa, eh, sono una miriade di esperienze che ci raccontano un'Italia molto diversa da quella che siamo portati a immaginare con i media. Quindi è un programma in totale controtendenza: cioè ti fa vedere delle storie belle. Sono delle storie di cooperazione, sono delle storie di, di rigenerazione, sono delle storie di riscatto di, 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 di alcuni luoghi e delle persone. Sono economie reali e sono molto concrete anche quando non parlano di economia. Farò qualche esempio facendo qualche domanda. Eh, ad Emilio Emilio è qui come conduttore di quel programma, ma è anche qui eh, come collega di molti di voi. Sicuramente è un collega di Marco e di Federica perché eh, lui si lavora direttamente in progetti di, 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 di comunità, mi verrebbe da dire. No? Soprattutto sta lavorando da, da un paio d'anni tre anni a Sciacca, eh, è una puntata del programma, quindi la potete vedere, eh, dove stanno eh, realizzando un progetto di, di turismo sostenibile che ha delle caratteristiche molto particolari. Ci raccontava ieri sera che 32 esercizi di accoglienza che ci sono a Sciacca, 28 fanno parte di questa rete, di questo, di questo progetto, ma ce lo racconta, sarà la domanda finale, così la sa già. Quindi lui viene qui e, e può parlare un po' anche da, da, da operatore. Ci raccontava ieri che mentre veniva ha fatto una call con i colleghi di Lega Coop, di Conf Cooperativa proprio su questioni tecniche che riguardano il finanziamento di questi progetti, la tecnali, tecnicalità di questi progetti. Quindi in questa doppia veste, capite che è un, un interlocutore veramente molto, molto molto interessante. Allora, io gli farò qualche domanda, ma lui può anche andare a diritto da sé se vuole. Però la prima domanda che ti faccio è noi ci abbiamo coinvolto in questo giardino e credo che ti abbiamo anche convinto a venire perché aveva un sacco di impegni e prima, prima ci ha detto di no poi ci ha, ci ha ripensato perché ha detto ma questo è un posto che forse a te ti potrebbe interessare e infatti è venuto qui già ieri sera sta oggi qui tutto il giorno allora una domanda velocissima che idea ti sei fatta di questo posto da quello che hai visto ieri sera e dalle chiacchierate che hai fatto con, con noi con Marco, con, con chi gestisce anche questo luogo che è Veramente incredibile, ciao a tutti. Eh, intanto, con molti abbiamo già cominciato a conoscerci da ieri sera. E eh, è una doppia chiave di, di, di stupore. Eh, mi ripeto su quello che continuo a dire a Marco da, da ieri sera, da quando siamo lo spostiamo. Dimmi tu, lo tengo in mano. Perfetto, no, io visto meglio anche, figurati. Sì, sì, non È che però rispettavo le, le commissioni. Ehm, allora, il, sono due mondi uno dentro l'altro. Il primo, eh, parlo del mondo più esterno, è quello di Genova. Cioè, io non sono uno abbastanza che viaggia abbastanza, ammetto la mia ignoranza totale, non avrei, non ho mai pensato che Genova fosse così bella. Ed è un problema strutturale, nel senso che non è mai passata la comunicazione di questa città. Cioè, io mi occupo di narrazione, di comunicazione. Penso di interpretare il, la, 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 il senso comune de, di moltissimi italiani, eh, e sono anche uno che viaggia abbastanza, la percezione di Genova è tutt'altra in giro per l'Italia, è quella di. Eh, Adesso dico una cosa per cui verrò sbranato: avete il problema di De André, nel senso che è troppo forte la narrazione di questa grande personalità. Per cui è uscita quella praticamente. Quindi tutti gli italiani pensano a Genova, che è idioli. I dicoli del porto è fine. Ieri ero con la bocca, avevo la mandibola, lasciata fuori dei palazzi perché mi si è staccata e è rimasta ancora lì la mandibola, guardando questa, questa meraviglia. Non riuscivo più a chiudere la bocca, giuro. Marco è testimone. Era ah, così: palazzi dentro le strade, eccetera. Cioè. Allora. Questa è la stessa cosa dal macro, arrivo al micro dei giardini Luzzati. Cioè, eh, il fatto di trovare ancora una, volta, ancora una volta uno scrigno che non ti aspetti. E quindi, eh, mentre quello che mi ha stupito tantissimo è trovare questa bellezza diffusa. Tra parentesi anche strutturati in maniera particolare, perché non sono solo i palazzi di Via Garibaldi, eccetera, ma li trovi all'improvviso dentro un vicolo, sbucchi tra un vicoletto strettissimo, anche abbastanza degradato, questo è il discorso del fascino, non fascino, poi si apre un altro discorso, ehm, però di colpo hai un, una chiesa con dei palazzi addos, addossati, affrescati, Cioè, vabbè, fuori di testa. Ehm... Questa sorpresa del tesoro, però, è collegata a tutto il resto anche, anche a quello che faccio, quello che noi, eh, di cui parliamo oggi. Eh, arrivi qui e c'è un'altra valorizzazione che è quella del capitale umano, cioè dal capitale a, a, artistico e eh, urbanistico passi al capitale umano e, e quindi qui tu, di colpo ti trovi in un luogo che ha la bellezza sotto dalla storia dell'anfiteatro, quindi si è ancora all'ombelico principale di una città perché poi ha una forma anche, no? Eh, Sferica o eh, comunque circolare ti dà l'idea de, de, dei luoghi dove nascono le cose eh, nascosto sotto che torna un po' la luce, però è un, un po' timido perché <ride> nel, nel, nel giorno d'oggi eh, c'è un po' di timidezza delle opere antiche a uscire fuori, e, e però si riempie di vita. Allora la risposta è che sorpresa bella, quanta vita c'è qua. E quanto si rigenera, soprattutto oggi l'abbiamo visto andando in giro, nelle, nelle attività commerciali che trovano spazio e che trovano una funzione l'una con l'altra. Cioè, non, difficilmente credo che le attività che oggi abbiamo viste possano pensare di sopravvivere a sé stanti cioè decontestualizzate da questo sistema che però è diverso dal sistema classico cooperativo. Anche la cooperazione deve fare, un, ha, ha fatto in parte, non ha ancora completato, un salto di qualità completo, un giro di vita. Cioè la cooperazione non è solo quella di aiutarci diamoci una mano che ha, che ha preso su di sé un senso anche di, eh, eh, non, solidarietà è una parola bella e mi, non mi viene quella negativa, cioè quello del, eh, del pietismo, no? quello del, dell'aiuto, ci aiutiamo perché siamo un po' sfigati, allora ci aiutiamo noi, noi tra di noi, gli altri fanno gli affari, gli altri fanno le cose fatte bene, noi siamo un po' sfigatelli, ci aiutiamo tra di noi. No, non è questo, è una competizione pari, invece, è uscire da questo angolo un po' della, della cooperazione come eh, settore. Eh, residuale di buoni che si aiutano ed entrare nel mondo contestuale per cui quella galleria d'arte deve funzionare perché è bella, punto, non perché è di qualche amico e ci aiutiamo tra di noi e noi intanto andiamo a fargli la carità a comprargli un quadretto, deve funzionare perché è bella Fine la vineria deve funzionare perché c'è un buon vino, non perché ha un'etica e basta e oggi etico e utile non sono mai stati così vicini, cioè per secoli o eri, avevi un'etica e quindi eh, eri morto di fame oppure avevi, eh, avevi, facevi l'utile e quindi eri un bastardo fondamentalmente, no? perché per fare i soldi avere, non avevi un'etica a farne molti. Oggi si sono avvicinate tantissimo le strutture, tanto che eh, cioè il, dal greenwashing alle, alle, alle benefit corporation, cioè, cioè la ricerca di quanto siamo etici proprio per fare soldi, però è interessante anche che siamo arrivati all'abuso, cioè il fatto che ci sia l'abuso di questo però vuol dire che ha valore. Quindi eh, oggi una rigenerazione urbana eh, di questo tipo Uh, ha molto valore perché recupera dei tasselli e ne ho visti tanti di belli, quindi l'arte, il valore, il territorio, i prodotti della terra, che sono quindi esattamente della nostra cultura. È, è, è dal, dal macro Genova al micro giardini ritorno al ipermacro che è eh, l'Italia, no? un paese in cui, che è quello che raccontiamo nel programma, un paese dove la bellezza di cui siamo circondati, l'immenso patrimonio di cui siamo dotati, non è nato per caso. Non, non è stata una cosa che è venuta per magia, è figlio del lavoro, del lavoro di persone che attraverso i secoli hanno, a seconda degli strumenti che avevano, hanno generato qualcosa, hanno generato delle chiese, hanno generato eh, dei paesaggi, hanno generato delle comunità e hanno stratificato la nostra eh, biodiversità culturale, dei dialetti, dei cibi, dell'agricoltura, dell della cultura, dei paesaggi, eccetera. E, e quindi è perfetto come, come tramite no? Eh, questo progetto fa questo non si inventa delle cose ma attiva, delle per, attiva dei circuiti di persone e qui entriamo sui discorsi successivi ossia come si attivano questi processi quanto sono difficili da mantenere costano tantissime energie soprattutto umane e mentali eh, però attivano dei processi che sono molto più profondi nella uh, ricostruzione uh, anche dei rapporti perché poi alla fine anche questo. Noi l'Italia è questo uh, immenso patrimonio che uno non viene raccontato bene, ed è il motivo per cui io ho iniziato a fare questo mestiere. Cioè, in realtà, io ho fatto per vent'anni il giornalista d'inchiesta. Poi a un certo punto non ce la facevo più a fare quello. Io volevo raccontare anche le cose che funzionano, ma non tanto per dire, guarda che bravi che sono quelli. Ok, ma si può rifare? Si può, fa si può fare, sì. si può fare, e proviamo anche a vedere come. Quindi, eh, questo è un perfetto esempio di quello, ossia. Un qualcosa Ha delle matrici, dei modelli che sono replicabili, che sono figlie anche di apprendimento. Abbiamo visto molte storie oggi. Quelle storie lì sono delle, degli esempi che sono, possono venire assorbiti da Marco Federica, e vengono qua, li, si apprendono loro stessi. Chiunque viene qua prende e si impara e si ehm, come dire, mette in pratica, si mette a terra tutto quello che si, che si impara. La rete è anche questo cioè eh, capire tutte le cose migliori ed è un peccato che continuiamo a non farlo. Io trovo una del, delle cose più aberranti del sistema eh, politico, non so quanto sia a livello internazionale, sicuramente italiano, è quello di distruggere tutto quello che si è fatto a, da pre precedentemente, a prescindere. Cioè, siccome l'ha fatto uno di un, di un altro orientamento politico, fa schifo apposta e lo devo distruggere. E questo riguarda sia destra che sinistra. A prescindere fa schifo. E, e quindi lo devo distruggere. È un peccato perché c'è molta roba invece eh, stratificata, buona, le prendo, anzi le assorbo dentro di me e vado avanti e quindi si cresce in questo e quindi la, oggi il, la, la, il percorso che eh, qui si sta facendo ed è interessante che venga fatto anche dentro eh, in, questo, in questo momento contemporaneo quindi che ci sia una, una stratificazione con un coinvolgimento così ampio per arrivare a una narrazione di quelli che sono i territori e qui c'è un esempio straordinario di Diversi, biodiversità culturale del territorio, sia fisica, urbanistica sia umana. Grazie. Eh, ti chiedo un approfondimento, faccio però un piccolo: è cioè una, una cosa. Eh, non essendo abituato alle dirette, io non ho detto chi sono, quindi chi ascolta il vero non sa chi sono. Sono Enrico Parsi, eh, direttore di Scuola Coop che è l'ente di formazione delle cooperative di consumo che ha organizzato questa quest attività e anche questo evento qui ai Giardini Luzzati. Emilio, eh, hai fatto cenno al fatto che facevi giornalista d'inchiesta, e poi hai voluto, però a me me l'hai raccontata anche in maniera un po' più appassionata questa cosa. Come nasce questo programma? Nasce, nasce perché eh, mi occupavo appunto di inchieste. A un certo punto, però, avevo dentro due livelli. Uno, la curiosità. Io faccio questo mestiere di giornalista perché sono curioso. Per cui, dopo la laurea, report, per chi non lo sa, ho, ho lavorato per, prima, per programmi di inchiesta sul mondo internazionale, poi sull'immigrazione, insomma, mondo a colori. E poi eh, crash e poi sono entrato per otto anni, sette anni e mezzo a report e facciamo inchieste Quindi io per vent'anni ho fatto il giornalista d'inchiesta, in però poi ero un pochino stanco cioè ero io sbagliato nel posto giusto, cioè il posto è quello. Ero, dobbiamo trovare molto spesso la nostra collocazione. Cioè, molto spesso siamo. Eh, dobbiamo er avere il coraggio di resettarci rispetto a quello che noi siamo. Eh, non è il programma sbagliato, ero io che nel posto sbagliato perché. Una parte per esempio della mia anima era molto creativa. Ora, se fai il giornalista d'inchiesta, soprattutto a Report, l'ultima cosa di cui devi avere dentro è la creatività, perché se no è un disastro. Se diventi anche creativo lì dentro già è già abbastanza complicato. Se ci metti pure la creatività, viene fuori un bacello. Quindi la creatività no. E a un certo punto, eh, in realtà, succede: c'è un momento particolare che è nel 2012 io vinco il premio Ilaria Alpi, che è il massimo riconoscimento che si può vincere, eh, avere come il Pulitzer, insomma, di noi altri. E, e io quindi raggiungo il massimo, ho raggiunto il programma che sognava qualsiasi giornalista in Italia. Ho avuto, dicevo il premio come miglior giornalista italiano, cioè il miglior lavoro dell'anno. E dici, vabbè, adesso sei felicissimo. No? Io stavo male, ero depresso, allora c'era qualcosa che non tornava, no? perché non, non è possibile. e Allora dico: Ok, allora siccome tutto questo è oggettivamente bello, cos'è che non va in me, che non sto seguendo un'altra parte? Per cui dico: Va bene, allora sai che c'è. Buttati su qualcosa che ti piace davvero. Da quando sono nato sento dire potremmo vivere dalla nostra bellezza. Ok. Non succede che in minima parte. Ok, perché? Perché? Allora, siccome io facevo inchieste, dico ok, io sono capace a fare le inchieste. Facciamo un'inchiesta su questo. Non mi pongo il tema di quanto durerà. Sei mesi, un anno, dieci anni, quindici anni. Non c'è problema. Ho iniziato a lavorare su questo ed è venuto fuori un, un libretto che oggi appunto... Eh, che si chiama Rifondata sulla bellezza, che analizza tutte le cose che non funzionano e poi dice però, ok, però c'è una risposta, si possono sistemare le cose che non vanno bene, hanno anche una soluzione, cioè questo non funziona, la narrazione nei musei non funziona e, e quindi, quindi si può cambiare, si possono mettere storie invece di quelle etichette deprimenti che non capisce niente nessuno, eh, non funziona eh, le, le attività del... del della, della narrazione per esempio di un certo tipo di turismo di qualità, non funziona la connessione non funziona la cosa, si può migliorare quando io ho scritto quel libro, nel 2000, è uscito nel 2016, l'aeroporto di Fiumicino era uno schifo totale non c'era servizi, no. oggi è una meraviglia di cui ogni volta che passo sono sempre più innamorato e sono uno che ha scritto sul libro che faceva schifo quel posto, quindi sono totalmente eh, alieno a qualsiasi tipo di, 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 di influenza oggi è una meraviglia. Cioè vedere l'opera eh, del Bernini, Salvador Stupor Mundi dentro a un aeroporto con delle de, working area che sono più belle del, dei workplace che hai in giro per le città. Cioè, wow, bravi, bravissimi! Allora, quindi, i problemi e le soluzioni lì dentro, dentro a quel libro, a un certo punto. Funzionava eh, il libro da una parte che andavo a parlare di quello che bisognava fare, bla bla bla, bisogna, 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 e, e però eh, dall'altra parte continuavo a fare il giornalista di report, quindi le due cose andavano sempre più in parallelo e quindi però no, non funzionavano, era l'occasione della mia vita di rischiare tutto e quindi nel 2017 ho lasciato tutto quello che avevo senza nemmeno sapere se avrei avuto un lavoro in futuro e, e mi sono buttato, ho, seguito, ho messo al centro questo libro dicendo io credo che qui dentro ci sono io. E quindi credo in me stesso, cioè scommetto in quello che sono, perché è la mia parte più pura. E a un certo punto della vita vuoi scommettere sulla tua parte più pura, su quella che è autentica, anzi, non pura. E quindi io su quella cosa lì ho iniziato a lavorare sia nell'applicazione dei progetti, perché ho imparato tutto quello che si doveva fare. E dico, perfetto, adesso mettiamolo in pratica. Ed ecco il discorso del progetto di, del Museo dei Cinque Sensi di Sciacca, e, e dall'altra, però, eh, provavo anche a raccontarlo. E quindi, dopo due anni. Nel 2019 ho fatto il primo programma sperimentale. Siccome non riuscivo a spiegarlo a nessuno, alla fine ha avuto il direttore Stefano Colletta all'epoca di Rai Traitor, Vabbè, Hai rotto le scatole da mente tanto. Fai cinque puntate così vediamo cosa, co, cosa vuoi dire. Sono andate molto bene. Abbiamo fatto la seconda edizione, è andata molto bene. La terza edizione è andata molto bene. Speriamo di fare la quarta e riuscire a partire in tempo per, per realizzare la, la quarta. E che cos'è la, la, la generazione bellezza? è storie di, cui, di esempi di persone che hanno avuto un sogno gli hanno detto è impossibile ha detto ok io vado avanti lo stesso e ce l'hanno fatta non sono storie potenziali sono storie concrete sono storie che puoi toccare cioè non è eh, dentro a, de a, a dove ci sono qua in questo posto non so come si chiamasse prima dei giardini come si chiamava? Luzzati eh, Manuel Luzzati ci puoi fare tutta questa cosa qua ma figurati ma figurati, c'è cioè uno schifo, eccetera. Ok, io vengo qua, raccontiamo quello che c'è, non quello che dovremmo fare, quello che si realizzato, ossia, si può fare. Quindi c'è stata una coerenza a un certo punto, si è riallineato tutto quanto, eh, la mia vita come persona su quello che stavo facendo, e un racconto dei territori e della televisione, che era quello che piaceva a me fare, anche perché così in realtà. È un po' paracula come cosa eh, perché io vado nei posti e imparo delle cose, cioè vado nei posti per le trasmissioni e imparo qualcosa per tutta l'attività del progettista. Vado negli incontri da progettista e trovo tutte storie da raccontare per il programma. quindi continuo e oltretutto non me le, non me le raccontano, non è che possono dirmi: no, questa è bella perché ti sgamo subito. Cioè, essendo parte, avendo lo stesso linguaggio, eh, non puoi raccontarmi. Guarda, questa è una cosa bellissima, capisco subito se funziona o non funziona. E quindi. Vado a fare e oggi si è però riallineato. Questa è una delle poche cose di cui sono davvero fiero nella mia vita. Cioè di aver riallineato me stesso con eh, eh, il pezzetto di, di bambino che c'era ancora in me e che voleva continuare a stupirsi, che continuare a stupirsi fino all'ultimo giorno in cui gli occhi rimangono aperti. Questa era la cosa che volevo fare e questa è la cosa che ho fatto. Senti, ritorno sul tema della bellezza perché quando si parla di bellezza, questi luoghi, eh, mi vengono in mente una serie di interlocutori che se li parli di bellezza ho, oh, ma, cioè, beh, le cose importanti sono altre. Prima si mette i, punti, i conti a posto, poi semmai si dà una, 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 eh, come si dice, una riverniciatura di bellezza, una, una spruzzatina di bellezza. Invece. Tu racconti anche nel, nel, nel programma insomma nelle varie puntate quanto questa cosa sia una cosa molto concreta allora forse la cosa migliore per parlarne in termini concreti e appunto di poter rispondere a questo interlocutore eh, che ragiona un po così è che tu ci racconti sciacca forse è il progetto che è, è, è contemporaneamente una puntata ma anche un tuo impegno appunto come operatore in questo in questo campo nasce e ha insieme tutto, ed è una domanda. Eh, ed è interessante il parallelo su, su, su questa esperienza che sto vivendo qui a Genova, che è quella che la sorpresa rispetto alla narrazione non è sbagliata, è una narrazione assente, no? quella che io almeno testimonio, cioè quella del fatto che non avevo la più pallida idea che Genova fosse così bella, N non, non ce l'avevo proprio. E, quindi nel momento. Un un goccio d'acqua. <ride> Grazie. Allora, la... nasce da... Grazie. Nasce da... Eh, a un certo punto mh, scri... mi, chiama, mi scrive su Facebook una, una ragazza di Sciacca, siamo in provincia di Agrigento, sud della Sicilia. Invece noi stiamo... siamo partiti, eh, Sciacca ha 40.000 abitanti, 39.000 abitanti, quindi non è proprio il paesino da 200 anime, e... semplicemente per un, rag... un rapporto di scala, no? di scalabilità. E, e dice: il concetto è molto semplice. Hanno chiuso le terme, il turismo è crollato, il, museo, il centro storico è in fallimento. Quindi chiudono solo, affittasi, si affittasi, si e rimangono per anni. Quindi è sempre più un percorso di, 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 di chiusure, perché poi se chiude quell'altro, tu chiudi, tu chiudi, tu chiudi, l'altro vedo chiudere perché rimango aperto io. Quindi chiude il bar, chiude gli alimentari, chiude il negozio di vestiti, eccetera, eccetera. Eh, come si reattivano questi processi rigenerativi e questo un, apro una parentesi chiunque si occupa di, col, di, di cooperazione deve porsi da, e lo fa onestamente deve porsi il problema delle, eh, delle valutazioni di impatto che oggi soprattutto nel mondo culturale sono finte sono completamente fasulle nel senso che tu scrivi hai un progetto ti danno 100.000 euro per quel progetto poi scrivi tu la valutazione di impatto ha funzionato cosa vuoi che ti scriva no, no sono tutti contrari a quella piazza ma quali sono gli effetti veri di quella piazza? Abbiamo messo l'illuminazione. Un esempio concreto che mi hanno raccontato eh, di una città eh, c'erano gli spacciatori, è stata rifatta l'illuminazione gli spacciatori sono andati via. Ok, si sono domandati qualcuno dove sono andati. Nella, nella piazzetta, due piazzette vicino dove c'era l'asilo, è, è stato un suicidio. Quindi, perché non si è lavorato sul sistema complesso, no? sul sistema, la visione di insieme. E, quindi, eh, L'attivare dei, dei processi di valorizzazione del territorio eh, richiedono la gestione della complessità. Questo non so che, ecco vedi, Catania, adesso lo chiudo e basta. E... Viviana Rizzuto mi dice: Sai, eh, io sono. Eh, abbiamo, siamo un centro storico che vuole semplicemente fare un museo a cielo aperto in cui le strade, le, le, le piazze sono le, le, i corridoi del museo e le piazze sono come le sale d'esposizione, perché il valore di che vogliamo mettere in vetrina sono le persone, l'identità di tutto quello che abbiamo. A me piace tantissimo, siccome faccio, mi piace la narrazione, mi piace questa narrazione, dico perfetto, dai, io d'estate vado sempre in Sicilia, per conto mio da vent'anni, vengo a conoscervi. Estate 2019, eh, mi innamoro completamente di questo progetto, dico ok, è il progetto su cui investo, cioè ci sono tutte le condizioni per farcela, eh, per creare un, un modello in cui tutte le cose che ho imparato che bisogna fare, tutti quelli che hanno presentato il famoso cosa, cosa, poi come, perché è il punto dove si cascano tutti quanti, si inciampa e si danno le craniate, e sul come eh, io ho delle, so, ho delle idee di come, sono stanco di andare in giro a dire come bisogna farlo e voglio provare a farlo anch'io, mettermi alla prova. E quindi partiamo con questo progetto che parte semplicemente dalla valorizzazione dell'esperienza. Cioè, se eh, il problema è di una città turistica dove non c'è turismo, come facciamo a fare venire i turisti di un certo tipo? Perché, per me, il turismo è la base, veramente, la più importante base economica eh, e settore, segmento, eh, f, 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 settore economico della nostra eh, paese. Non per i numeri. Ma per il valore che ha il turismo, perché il turismo, e dopo li iniziamo a declinare come viaggiatori, eh, non semplicemente come turisti, ma o quando arrivano nei posti come residenti temporanei, cioè tutte le declinazioni, eh, lo sto semplificando come turista, però è una persona che viene in un posto, attraversa una provincia o un continente o un oceano addirittura per venire da te per conoscere. Quando noi andiamo a fare un viaggio è per conoscere, c'è sempre uno spostamento per conoscere qualcosa. È chiaro che ognuno ha i turisti che si merita. Se tu offri poco, in un, in, qua nel bar offri, offri il peggiore pane che hai e la peggiore salumi che hai, che costano pochissimo. Chi vuoi che venga a mangiare qua? No. se le cose hanno valore, non, non vuol dire poi dall'altra puoi speculare, ma tra speculare e offrire il peggio c'è la via di mezzo, c'è l'equilibrio ed è quello di offrire a un giusto prezzo la migliore qualità di quello che noi siamo quindi come facciamo a far venire dei viaggiatori dei residenti temporanei, dei turisti che vengano a scoprirci e restino non si ferma nessuno e c'è motivo per fermarsi? no, e allora per forza passano e vanno via scendono da Palermo, vanno verso i tempi di agrigento dormono a metà strada, che sciacca, costa poco la mattina faccio colazione, compro il magnete che sono ai ceramisti, perfetto, 2 euro, ciao via Finita. Ora, chiunque si occupi di turismo sa che l'impatto economico del turismo si genera dalla seconda notte perché vuol dire fermarsi, vuol dire attivare dei processi di spesa diversi, vuol dire consumare qualità, consumare meglio perché conosci. Inizia a conoscere il valore. Non so, faccio l'esempio di quello che conosco, del gambero rosa di Sciacca, e quindi spendo un po' di più perché capisco che quella roba è tipica. O delle alici fatte in un certo modo. Così come se io arrivo dal ceramista, come faccio a comprare, a passare da 2 euro del magnete della ceramica da, da, da frigorifero a quel piatto che costa 500 euro? Eh, ma dai, figurati, i cinesi lo vendono a 30. No, non lo vendono a 30, non lo trovi a 30. Quello perché è frutto di un lavoro. Se io magari inizio a conoscere bene quel tipo di lavorazione di quella ceramica che ha una storia dal 1300 e la conosco attraverso il fatto che quel ceramista non mi vende più delle cose ma inizia a farmele fare a me, quindi diventa esperienziale, quindi mi trasmette la sua cultura e viene pagato per fare questo, forse dopo che ho imparato, ho vissuto con lui, mi è entrato nel sangue, nelle, nella sottopelle quell'arte, quella quell quell esperienza, quel sapere, capisco il valore, quindi posso spendere 100, 500, quello che è, 200 euro per quel valore. Così come se io inizio a fare il corso giù alla galleria d'arte, magari poi capisco meglio, è più facile per me spendere 100 euro eh, dopo che ho imparato, ho, ho preso sulle, mi sono sporcato le mani di pittura rispetto a quando io sono entrato guardandolo da fuori, ok, ma c'è una roba a 5 euro, dai, che non andare via veloce, buttarla sopra, sì, vai dai che è, compratela quella stampata, no. Se vuoi un'altra roba, però se la conosco la apprezzo molto di più. Quindi io arrivo lì, attivo meccanismi per fermare le persone perché abbiano un motivo per venire a fermarsi. Cosa c'è? Tutto quello che è identità. Quindi ogni qualsiasi cosa che sia abbia un valore identitario su un territorio, in questo caso Sciacca, può diventare deve diventare un'esperienza. Oggi ci sono circa tra le 50 e le 60 esperienze che si possono scegliere di fare, le più importanti sono quelle della ceramica, perché abbiamo una storia, quindi abbiamo, cioè mi sento ormai di Sciacca, eh, abbiamo una storia dal 1300, quindi ha ah, valore e ci sono un sacco di ceramisti i quali all'inizio nemmeno volevano capire che avesse eh, volevano cioè ma perché deve venire uno? Io non posso perdere tempo, no, fagli fare questa roba. Ma no, ma ti pagano, sì, figurati. Battin. Vai, vai, vai. No, e invece poi, e poi le divisioni, perché l'altro elemento è quello della comunità, no? Quando lavori su una comunità ampia, e poi l'ultima cosa su cui arriviamo, anche per non sforare quei tempi, però cui, capi, come l'ultimo capitolo penso che sbattiamo su questo, una comunità eh, ha un problema di connessioni. Cioè, quando abbiamo messo i ceramisti nel, nella, 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 chat, nella chat di WhatsApp, i, alcuni hai visto abbandonato, 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 scusa perché? No, no, perché io con Tonino non, ci, non esiste che ci sto nella stessa chat, ma sei matti. cioè abbiamo l'orgoglio di essere. So, so, sono quattro generazioni che non ci parliamo, eh? Scherzi, poi lo. Capito? E, eh, wow! cioè negli incontri, dicevano, per esempio, c'è questa storia sciacca dei Luna e dei Perollo, che erano due famiglie che nel 500 si sono ammazzate per 50 anni quasi, no? Ti dicono con orgoglio, oh, noi siamo gli eredi dei Luna e dei Perollo, cioè famiglie che si sono ammazzate per secoli. Ma ah, con orgoglio te lo dicono. Quindi. Essere divisivi quasi come meccanismo d'orgoglio, quindi lavorare sulla cooperazione su questi progetti, in realtà lavori su tessuti anche stratificati, molto interessanti dei delle nostre abitudini italiane, per cui i comuni combattono tra di loro, i quartieri combattono tra di loro, i vicini combattono tra di loro, i ristoranti si fanno la guerra, senza pensare che invece quando tu fai la pubblicità all'altro hai valorizzato un territorio e quindi è molto più facile che arrivano clienti sia a te che a lui, cioè la sommatoria di uno più uno uguale tre, Funziona così la matematica nella cooperazione quando perché io faccio pubblicità all'altro, non ho un uno svantaggio, o aumenta automaticamente, questo è matematico, solo che capirlo è complicato. Ve la faccio breve su Shack, abbiamo attivato tutti questi processi. Abbiamo iniziato, ovviamente eh, abbiamo creato la cooperativa di comunità ad aprile 2020, voglio dire il momento migliore per partire, come tutti quelli che hanno fatto questi percorsi, sanno. E per oggi abbiamo 150 soci, abbiamo la maggior parte delle strutture ricettive. Sono con noi, ed è un, adesso ne parlavo anche poco prima, con ehm, Oddio, come, come dov'è Novara, il nome? Come si chiama? Alessandra e, Perché è proprio questo, no? Cioè, eh, il fatto di creare dei percorsi insieme diventa quasi lei il lavoro in comune del, di un ruolo quasi pubblico cioè il community manager che oggi noi abbiamo, che è nella figura di Viviana Rizzuto, che è eh, quella che mi aveva chiamato e che è la presidente della cooperativa di comunità che ha come eh, percorso storico e qui mi comincio anche a andare verso quello che anche ci interessa eh, come replicabilità era una program manager cioè ha lavorato per 15 anni come program manager delle multinazionali cosa fa un program manager lavora attraverso le varie strutture che sono la creazione del prodotto la, 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 la ricerca le risorse umane eccetera Tutte queste risorse che hanno migliaia di dipendenti sotto, hanno stabilimenti in giro per il mondo, devono funzionare tra di loro, non è che la ricerca è distaccata dalla produzione. Il marketing deve essere connesso con la produzione di quel phone o di quella macchina fotografica, perfetto, per essere pronti con i tempi, con la pubblicità eccetera, quindi far girare tutto quanto non è il CEO, è il program manager che fa coordinare le varie funzioni, che è esattamente quello che fanno qui Marco, Federica e tanti altri, cioè come faccio a far lavorare insieme i vari pezzi della comunità. Questa è il community manager, è una figura che non esiste se non per esperienze personali nei nostri territori ed è la figura su cui noi dobbiamo andare a, a, ad impattare, perché il community manager, che è esattamente la traduzione su un percorso di comunità. Del program manager di un'azienda usiamo il valore di un'azienda, la parte buona che è quella dell'efficienza, no? Quindi non ci raccontiamo cazzate per dire ah, tutto bello. No, bisogna essere efficienti e sostenibili. Ma contemporaneamente, non avendo un prodotto da restribuire, un utile da redistribuire abbiamo anche i valori di una famiglia. Quindi l'efficienza di un'azienda e i valori di una famiglia. Insieme è complicato, sì, ma può essere, può, possono coesistere? Sì. Quindi oggi il programma di, di Sciacca è. Uh, con grandi difficoltà sta funzionando, abbiamo anche noi come tutti delle grosse so difficoltà di uh, sopravvivenza e sostenibilità economica, ma ci stiamo ri continuamente riadattando uh, ri ri e è un progetto che eh, coinvolge eh, molta della cittadinanza. Oggi le strutture ricettive dicono che non è neanche importante che vivano i clienti, i, 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 i turisti tramite voi ma è importante che esista tutto questo perché io posso offrire qualcosa e chiudo questo capitolo qual era lo scopo di creare una comunità connessa, competente e coesa quindi Com competente perché devi trasferire le competenze di quello che stai facendo, non puoi gestire dall'alto i soliti processi top down, non puoi gestire dall'altro, ma devi rendere tutti quanti condivisi, eh, consapevoli del valore, competenti e consapevoli e connettere perché a quel punto hai dei processi che vengono attivati che sono eh, ottimizzati. Quindi oggi noi abbiamo dei, un 12 info point, per esempio, che sono le negozi, che fanno una funzione che è distribuita. Del, dell'attività del museo diffuso quindi tu hai fuori dei negozi il bar, il tabacchi eh, il negozio di, ta di, 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 di tessuti che ha una I, grandissima I davanti ha un Google Translator quindi un traduttore simultaneo per cui parlare anche se hai 60, 70, 80 anni puoi parlare anche cinese o coreano e eh, contemporaneamente raccontare quello che c'è da fare da fare significa vivere la città non è semplicemente da fare uh, un'attività o un museo, è tutto quello che c'è di eh, vivibile. Quindi è una sperimentazione di, un, di una comunità che attiva tutto, perfino il negozio di moda, che, di vestiti, che ha un ragazzo che è molto bravo a insegnarti come vestire, adesso si sta trasformando in un, ed è un influencer. Bravo, lo trasformiamo con un prodotto nuovo, è la nuova esperienza che arriverà perché abbiamo dei clienti del Verdura Resort che è un, un luogo molto di, di altissimo livello, vicino che eh, vengono lì non per in, a vedere e comprare vestiti ma possono imparare come vestirti siccome l'Italia Style è fondamentale eh, cioè, ieri a fare la ceramica c'è la vicepresidente generale di Microsoft quindi ed era entusiasta. Abbiamo avuto il direttore eh, generale del Louvre che è venuto lì, era entusiasta della lavorazione del corallo, cioè, dalla persona che è semplice, che magari ha fatto un lavoro molto semplice per tutta la vita, e si entusiasma al più alto livello quando entri, cioè l'effruire l'esperienza è un modo per condividere quello che sei. Quindi, ecco perché è un progetto che a a me, me sta appassionando tantissimo, perché è un progetto che è replicabile ovunque, come quelli che raccontiamo nel, nelle puntate ma che eh, vede con tutte le difficoltà della gestione della complessità un processo anche nuovo di coinvolgimento non dal basso. Ecco, eh, persona, da noi non, non, non diciamo più che il rovescio del top down è bottom up, è bottom, 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 bottom. Cioè, app è solo quando ti alzi in piedi tu. Cioè, non c'è nessuna restituzione, né, non c'è niente da restituire a nessun altro, è appartiene a noi, fine. Quindi, rimane giù basta. Se siamo bottom, stiamo bottom molto interessante non so quanto tempo abbiamo ancora eh, chiudiamo 10 minuti chiudiamo. Ah, fantastico allora abbiamo ancora um, qualche domanda ma insomma molte suggestioni che, che, che ci ha dato richiamano anche delle cose di Hop che in parte facciamo in modi diversi cinque soli ok in modi diversi, però insomma credo che riconosciamo il valore di questi ragionamenti. Abbiamo solo 5 minuti, allora poi ti ricoinvolgiamo nel pomeriggio, perché visto che rimani tutto il giorno, cambiamo anche noi il programma, ci adattiamo. Eh? E, allora ti faccio questa domanda, mi dici due o tre puntate che ti hanno veramente emozionato, di quelle che se tu dovessi proprio fare la sintesi estrema di, del lavoro che hai fatto in questi anni racconteresti come emblematiche? Una su, una su tutte, uh, eh, due su tutte. Una è il teatro di Andromeda, eh, centro della Sicilia, provincia di, provincia di Caltanissetta, Santo Stefano Quisquina, un pastore che ha l'anima d'artista, cioè che lui si sente artista, ma per il mondo è un pastore e il padre lo, lo corca di botte se non vuole, se non fa porta fuori le pecore, quindi pas pastore, pastore, pecore, pecore, pascoli, fine nel nulla. A un certo punto decide nel nulla sul loro terreno di mettere delle pietre una fianco all'altra e creare un teatro, un teatro a cielo aperto con delle pietre, eh, googlate teatro di Andromeda, vi basta solo l'immagine a, a, a farvi venire un brivido. È, uno dei, è, forse il, è sicuramente il posto più iconico della Sicilia, secondo me è uno dei più iconici d'Italia e del mondo in questo momento. Io penso, quando vai lì ti spacca l'anima, la, la, la potenza emozionale di quel posto. Eh, ed è incredibile cosa abbia potuto fare una sola persona, pietra dopo pietra, per 30 anni. Non c'è niente di più forte anche a livello simbolico di quella pietra dopo pietra. Quando dicono metaforicamente, no, lui fisicamente, pietra dopo pietra, e quando l'ha finita, eh, due mesi fa, l'ha finito. Dopo 32 anni, credo, ha detto, ho finito il lavoro. È una roba da brividi. E quel posto genera. Ecco, la cosa interessante è che attira 100-150.000 visitatori all'anno, sotto c'è il paesino di Santo Stefano, qui Squina, dove non si ferma nessuno. Stessa domanda, e perché dovrebbero fermarsi? C'è qualche motivo? No, perché la, la, la ricettività faceva schifo. Non c'è nessuno, non c'è niente, non c'è motivo. Nessuno ha raccontato, non c'è niente che è valorizzato. Cioè, abbiamo scritto un bando del PNRR, linea B, bando borghi, abbiamo vinto un milione e mezzo di euro con i ragazzi di Sciacca, adesso stiamo rigenerando una comunità dove la cooperativa di comunità nuova prenderà in gestione collegandosi all'attrattore e all'anima di quell'attrazione con lo spirito del pietra dopo pietra quindi continuerà la storia nel reale l'altra le catacombe di san gennaro dove a uh, napoli rione sanità un prete eh, don uh, di ah ah Eh, no, no, è già su questa, sui nuovi, succede dei disastri. L'altro giorno ero lì, c'era eh, Violante Placido, eravamo so, credo, dico come Valentina Placido, farti conto della figura che ci ho fatto. E, e, ok, sì. E Don Antonio, è eh, Antonio? Don Antonio, vabbè, don Antonio comunque ha le catacombe. Siamo a Rione Sanità, la zona dove è più malfamata di Napoli, dove Samma si uccide per il controllo delle piazze dello spaccio di droga. Hanno una roba lì sotto che sono le catacombe chiuse, usate come magazzino, lo freddo e... e le aprono. Ma non le aprono e basta, le rigenerano, le puliscono, le mettono le luci giuste facendosi aiutare dai professionisti. Risultato: Rione Sanità si apre perché l'uscita, l'entrata a Capodimonte, ma l'uscita a Rione Sanità si genera di turisti. E i turisti: ecco perché è fondamentale lavorare sui turisti, perché sono lo sguardo degli altri, sono lo sguardo di altre persone che vengono fuori e ti dicono: è eh, carino, però bella quella maglietta, magari se ti togli il sugo di pizza, di pomodoro che c'hai lì. Non è che devi metterti una maglietta da 500 euro lui vittono quello che vuoi Gucci, anche maglietta bianca, però togliti quella sporcizza no, che c'è addosso. Non sei capace a pulirtela? È una questione di rispetto, no? Allora, nel momento in cui hai gli occhi degli altri, inizia a rispettare anche te stesso. Allora, pulisci il vicolo, metti a posto quella casa, quel muro scostato non ti costa molto, ma se tutti mettiamo a posto i muri scrostati, diventa una strada bella. E allora ecco che diventa un progetto di rigenerazione, è cambiato tutto quanto? E quella è un esempio pazzesco di storia. Chiudo tornando qui. Eh, la cosa bella di questo progetto, di quello di Sciacca, delle storie di rigenerazione e bellezza, dove abbiamo raccontato di uno che vende piadine, che ha fatto un labirinto nel mais e vende piadine dentro un, pull, a un pullman, cioè è veramente la possibilità a chiunque di fare quello che hai. È questo posto, ripeto, il mio di Viviana, di Desiree Anna, Sciacca. Con tutti i ragazzi, eh, che sono veramente tanti, eh, di tutti quelli che lavorano in questo posto e di tante storie di Antonio Presti, di Lorenzo Reina, che è quello che, il, pre, il pastore che ha fatto il, il teatro di Andromeda, di Don Antonio Loffredo, e i ragazzi della cooperativa di comunità. È solo una cosa: è il sogno. Ora è molto volatile questa parola, o il sogno o la visione. Anzi, forse è meglio la visione, perché il sogno si realizza e poi hai realizzato il sogno. Invece la visione continua a rigenerarsi nuova. Allora, la visione. La visione è un, anche con un po' di sogno: voglio farlo, desidero davvero fare questo. Ecco, tutti questi posti sono eh, uniti, connessi dal desiderio, dal sogno e dalla visione, e tutti questi posti hanno una matrice eh, comune che, più o meno, ma tutti ce l'hanno fatta. Questo posto esiste, Sciacca esiste, il teatro di Andromeda esiste, la rigenerazione di Roni Sanità esiste. Questo dimostra che si può fare. Non credo ci sia nulla da aggiungere. Vi auguro un buon pranzo. Grazie, Grazie a, a tutti. Veramente. Io ho messo dei libretti anche, li ho messi in fondo, c'è un banchetto. E, e so, vi volevo però ringraziarvi a tutti per tutto quello che uh, mi è stato persona, Dico un ringraziamento personale per questi due giorni. Eh, sono strapieno di, 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 di emozioni positive, sia per il posto che per le persone, ma anche per tutte le storie che avete. Erano. E davvero bello anche il modello: questo fatto di andare in giro, ascoltare delle storie. Ehm, la narrazione, che è quella di cui mi occupo io, è fatta di strumenti molteplici che poi permettono anche di fare promozione, ma è, narrazione vuol dire strutturare dei ruoli, dei, delle collocazioni emotive, ascoltare tutte anche le esperienze che abbiamo visto oggi, semplicemente in un, in un webinar o in una sala di un anfiteatro, di, di un cinema invece che andare in, in giro in questo quartiere con tutta la loro ha un impatto straordinario per tutti quindi complimenti anche per questo forma perché è un'esperienza molto bella questo è un messaggio subliminale per chi si occupa di formazione fare... funziona è vero grazie, grazie a tutti grazie.